Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo con tre consiglieri comunali, ovvero candidati al Consiglio Comunale. Gli ho dato l'auspicio di entrare e portano la lista che appoggia il candidato sindaco Vito Dorente. In particolare, siccome Vito Dorente ha diverse liste, la loro lista è Libera Intesa. Quindi ve li presento. Con noi abbiamo Gianfranco Campisi, Benedetto Apollo e Gianfranco Voltaggio. Buonasera. Ben arrivati. Allora, siete in tre e mi dicono che siete tutti quanti belli agguerriti e sostenitori a pieno titolo. Allora, iniziamo con Gianfranco Voltaggio. Perché Vito Dorente? La scelta di Vito Dorente, scusate il gioco di parole o il bisticcio, non è proprio una scelta, ma per quanto mi riguarda, dopo aver letto il programma, è un obbligo. Se noi andiamo a guardare un po' quelle che sono state le situazioni delle ultime amministrazioni, che sono state tutte faraoniche e pompate alla grande come se si dovesse fare chissà che cosa, in realtà hanno mostrato dei limiti non indifferenti. Noi penso che in questa città avremo bisogno di un sindaco che sia semplice, con un progetto semplice e che porti la città nuovamente alla normalità. Poi, dopo aver conseguito la normalità, possiamo parlare di progetti faraonici. Quindi la scelta Vito Dorente cade, per quanto mi riguarda, sulla persona, proprio perché lui a questo punto diventa una tappa obbligatoria con il suo programma, un programma vasto, approfondito, decisamente costruttivo sotto tutti gli aspetti e punti di vista. Io spero che tutti i miei concittadini abbiano la possibilità di poterlo leggere sul sito www.vitodorrente.it, così si rendono conto di persona di cosa stiamo parlando, piuttosto che sentire le illazioni che vanno girando per la città. E benissimo, passiamo avanti, poi dopo approfondiamo un po' l'argomento. Gianfranco Campisi, perché Vito Dorente? Con Vito Dorente ci siamo scelti, non ho scelto Vito Dorente, ci siamo scelti perché lui condivide le mie idee, lui apprezza il lavoro dei giovani e io da tanti anni, da quasi 30 anni che sono al contatto con i giovani, quindi sento le loro esigenze quotidianamente, pertanto ho sposato il progetto Dorente perché credo nella persona, è una persona che ha delle qualità amministrative perché le ha dimostrate, non deve dimostrarle, farà cose che sicuramente sono molto pratiche, molto alla portata di tutte, le cose come ha detto Gianfranco di primaria necessità che intanto mancano nella nostra città. Benedetto Apollo. Salve. Perché Vito Dorente? Perché Vito Dorente? Perché dopo 5 anni di amministrazione politichese, secondo me ci vuole un sindaco amministratore e quel sindaco amministratore oggi sul campo è Vito Dorente. Poi perché Vito Dorente? Perché siamo gli unici come coalizione che abbiamo in campo più giovani possibili, più giovani candidati al Consiglio Comunale. E non sono giovani messi lì tanto per, ma sono tutti dei giovani validi, che hanno idee, che hanno spirito e che creiamo gruppo. A differenza di altri, noi siamo un gruppo, non abbiamo la guerra interna, soprattutto noi Libera Intesa siamo tutte persone che la sera stiamo insieme, ci andiamo a prendere il caffè. Se no che Libera Intesa è. Giusto, quindi il progetto Vito Dorente va pure un progetto di normalità, come dicevano qui Gianfranco e Gianfranco, di portare il paese alla normalità. Noi abbiamo bisogno di un sindaco che incontra i cittadini, di un sindaco che in mezzo alla strada gli si può parlare. Non abbiamo bisogno di un sindaco virtuale, come abbiamo avuto in questi 5 anni. Quindi mi sembra di capire che il problema principale che sta lamentando è quello del fatto che c'è stato poco dialogo tra le istituzioni e i cittadini e che questo scollamento abbia inciso nei cittadini come sfiducia? Guardi, io di quello che ho fatto, chiamiamolo quella vita sociale, non tanto politica, più vita sociale, io non mi vergogno perché sono delle scelte che faccio nella vita sono sempre coerente, sono sempre responsabile. Io ho votato Nicola Cristaldi 5 anni fa perché lo ritenevo una persona che poteva cambiare Mazara del Vallo per la sua vita politica e per il suo percorso che ha avuto. Le bugie hanno le gambe corte. Diceva che doveva fare ogni mese un salotto in città, doveva incontrare i cittadini, ma da quel giorno che ha preso il 70%, dove i mazzaresi lo hanno riempito di fiducia e avevano la speranza di Nicola Cristaldi si è svegliato nel letargo circa 15 giorni fa, sta incontrando di nuovo tutti i cittadini, per poi chiudersi di nuovo al riccio dentro il suo palazzo. E poi richiudersi, lei pensa? Sempre se ce la farà. Perché lei sostiene che non ce la farà? No, non ho detto questo, perché ci sono 7 sindaci, sarà una bella battaglia, quindi chi la fa più... Vabbè, anche l'altra volta andò in ballottaggio
e vinse nel ballottaggio, no? Vediamo forse chi arriverà nel ballottaggio, se ci sarà ballottaggio. Noi speriamo di fare risparmiare 500.000 euro alle casse comunali, che non ci sia ballottaggio, di vincere al primo turno. Per vincere al primo turno quanti voti dovrebbe prendere Vito Torrente? Allora, quest'anno non si può dire quanti voti, perché questa legge elettorale anomala, che la persona che vota il consigliere comunale, la lista del consigliere comunale, deve andare obbligatoriamente a segnare il nome del sindaco. Certo. Perché se non segna il nome del sindaco, il voto non va a nessuno dei 7 sindaci candidati. Quindi è una percentuale di numeri... Se il cittadino, diciamo chiaro, sì, se il cittadino mette una X solo sul simbolo, il voto non va a nessun sindaco. Il voto viene perso. Sì, non va a nessun sindaco. Infatti, non è come le politiche che lo metti sul simbolo, va al partito ma non va al candidato. Infatti la conta dei numeri, la percentuale, il famoso 50%, quindi voi lo spiegate a ogni cittadino, certo. In ogni momento. Infatti, perché, no, sai perché dico che è importante spiegarlo? Perché magari quel cittadino poveraccio voleva dare quel voto e poi si ritrova di non aver potuto dare. Abituato a votare in un certo modo. Quindi va spiegato soprattutto nell'interesse del cittadino più che nel vostro. Sì, sì, va spiegato nell'interesse del cittadino, perché il cittadino almeno abbia consapevolezza che quel voto che sta dando lo sta dando a chi intende darlo. In questo senso noi stiamo facendo decisamente informazione a tutto spiano con i cittadini, perché io noto che, e di questo mi vanto, di far parte di Libera Intesa con questi ragazzi che sono qua e con altri che fanno parte della lista, e di essere con Vito Torrente. Da quando è iniziata la campagna elettorale fino a questo momento, io ho sentito altri candidati, non solo candidati al Consiglio Comunale, ma anche candidati sindaci, aggredire verbalmente e fare delle affermazioni pesanti anche nei riguardi dei candidati di Vito Torrente e di Vito Torrente stesso. Qui no, però. In giro. Qui nessuno ha aggredito nessuno. No, ma io non ho fatto riferimento. No, ci tengo a sottolinearlo, perché non lo permetteremmo mai, qualcuno aggredisca qualcuno. Il punto è molto semplice. Se ci fate caso, il 30 d'aprile è passato. Tutto ciò che Vito Torrente ha detto prima di quella data è stata confermata a data 30 di aprile. Il 30 aprile Vito Torrente, con tutto il suo entourage, ha presentato 5 liste per come aveva promesso, non come gli altri che fanno le scatole cinesi, vanno in televisione e ovunque presentandosi con 6 marchietti sotto e poi invece ne hanno soltanto 2. Oppure chi ne aveva 3 e ne compare una lista soltanto, oppure chi dovrebbero essere 30 e invece sono 26. Però le deve comprendere anche che sono tutti candidati cittadini, perché ogni volta che c'è una campagna elettorale comunale, Patrizia, è una città che si cambia, quindi Patrizia, è difficile trovare candidati. Patrizia, io sto parlando di serietà e moralità. Quando si parla con la gente, ci metti la faccia, il nome e il cognome, e devi essere credibile. Certo. La credibilità parte dal fatto che tu hai un progetto, lo se gestisci e lo porta avanti. Coerente anche. Devi essere coerente. Non puoi andare dalla gente e andare a dire: noi siamo un esercito, siamo 6 liste, siamo 3 liste, siamo 5 liste, e poi 150 eravamo, 150 siamo, nessuno è venuto perché fuori. Perché la campagna elettorale di Vito Torrente, va anche detto per obiettività, è una campagna che nasce da molto tempo prima. Brava. E che Vito Torrente è una persona che fa politica da sempre in questo territorio, è stato candidato anche alle regionali, in un'occasione è arrivato dietro al candidato di cui io facevo l'addetto stampa, quindi lo ricordo bene Vito Torrente. Sì, ma questa campagna elettorale, per quanto riguarda Vito Torrente, è composta da persone come me, come Campisi, come Benedetta Pollo, persone che abbiamo sposato un progetto 6-7 mesi fa, lo gestiamo, andiamo dalle persone, parliamo con le persone, e non perché pretendiamo il voto, perché non c'è nulla da pretendere, siamo in democrazia, ognuno fa quel che vuole, ma noi parliamo anche perché... di programmi. C'è anche da dire che purtroppo il Partito Democratico, come tutti i partiti tradizionali, hanno delle problematiche al loro interno, di candidare, di non candidare, perché per come. Invece Vito Torrente è stato fortunato anche perché, stando fuori dai partiti, ha fatto una scelta personale, ha colloquiato direttamente con i cittadini che conosceva, con quelli che lo volevano sostenere, con quelli che hanno creduto nel suo progetto, in quello che ha fatto in questi anni, e quindi gli è venuto anche più semplice.
Gianfranco ha fatto bene a sottolineare delle situazioni, perché noi incontrando la gente quotidianamente, e noi non incontriamo la gente solo in questo periodo, io ricordo sempre dopo il 25, dopo il 9, la vita continua, noi siamo mazzaresi, continueremo a lavorare e a vivere in questa città perché noi vogliamo bene, ma non è la solita retorica, tutti amano la città in questo momento, però tutti quelli che amano la città, che dicono di amare la città, se tu sei legato sentimentalmente con un altro cordone ombelicale alla tua città, ma è una cosa che devi sentire dentro, non c'è bisogno di dirlo, lo devi dimostrare con i fatti, perché io ho detto prima, ormai mi hanno etichettato il discorso di stare a contatto con i ragazzi che io adoro, ovviamente per tanti motivi ho vissuto con questo contatto. Da che cosa nasce? Lavorando nei locali ho vissuto con generazioni diverse che sono i ragazzini, i bambini, a partire dal canale dei bambini e quindi con le loro famiglie, e poi con i ragazzi che man mano crescevano, i bambini stessi del canale dei bambini me li ritrovavo in discoteca già a 18-20 anni, e poi per me l'attestato di stima era da parte del genitore che diceva vai dove c'è Gianfranco Campisi perché il locale è sano, perché c'è gente che si diverte. Per me già è un ottimo attestato di stima. Il che cosa vuol dire? Io ho sempre ascoltato i ragazzi. Ascoltare i ragazzi è una cosa che non fa nessuno, perché i ragazzi si sono allontanati dalla politica perché non sono più i principi di una volta, allontanata da sì loro. Perché i ragazzi devono essere esclusivamente coinvolti. Quando io sento parlare di progetti di giovani, di politiche giovanili, cioè la prima cosa da fare è coinvolgere il ragazzo, è il ragazzo che eventualmente deve proporre, e in questo caso il sindaco, l'amministrazione va a valutare, si fa una squadra, un tavolo tecnico, però con loro coinvolti, perché sono loro che portano le idee nuove. È inutile che noi stiamo a girare con discorsi, parliamo di giovani senza coinvolgere i giovani, penso che sia una cosa assurda e che non ha senso. Ma infatti, ripeto, noi siamo la coalizione che ha più giovani candidati in consiglio comunale. Giovani coinvolti? Giovani coinvolti, vabbè, attivamente. Ne avete però di più perché siete cinque liste. No, vabbè, non è solo che ne abbiamo più, ma gli altri potevano farle pure loro. No, ma ci sono quelli che ce l'hanno. No, ma a parte questo. Cinque liste. I giovani. Sì, i giovani, però i giovani, per dire che sostenere e scendere in campo, andare a fare la campagna elettorale, sostenere un progetto, chiedere al candidato sindaco di inserire certi programmi, questo programma è importante, certo. Perché di fuori siamo tutti bravi. Infatti io colgo l'occasione di 30 secondi, io dico, ormai siamo qui sotto una campana che chiamo che è il social network, tutti ci diciamo parole, ci offendiamo. Io lancio un appello a tutti i candidati, consiglieri comunali, sindaci, sostenitori, critichiamo l'operato di Benedetta Pollo, critichiamo l'operato di Gianfranco Campisi, ma non offendiamo la persona, perché ognuno di noi ha degli scheletri dentro l'armadio e non è corretto offendere la persona. Non è detto. Io penso che ognuno di noi tende per io penso che la maggior parte di noi ha dei piccoli scheletri dentro l'armadio, quindi offendere la persona, prescindiamo la politica dalla vita quotidiana. Io quando poi finisco di fare la mia campagna elettorale mi ritrovo con delle persone che sono candidate nel PD, che sono candidate a mangiarmi la pizza, perché dobbiamo iniziare a fare questa cultura, distinguiamo la vita politica dalla vita sociale, siamo cittadini, mettiamoci veramente in mostra se vogliamo collaborare a rinnovare questa città, ma non con le chiacchiere solo in tempo elettorale, sempre. Io continuerò la mia battaglia sociale. Se sarò o non sarò eletto, la gente lo sa che io ho lottato per il sociale. Esatto. Io una cosa che ho a cuore, una cosa che, ripeto, posso essere ripetitivo, è la questione ospedale di Mazara del Vallo. Chi chiama quest'area di emergenza, area di emergenza, si deve solo vergognare di chiamarla in questo modo. Non è altro che un polo ambulatorio dove i dottori, gli infermieri vengono... Poveracci! Infatti, vengono aggrediti verbalmente, anche fisicamente, per colpa di una situazione che non è stata saputa gestita. Ma sempre succede, perché anche nel nosocomio di Marsala, per dire che magari ha una struttura migliore, completa. E nonostante questo, per la mancanza del personale, il medico, l'ho vissuto io perché stavo lì presente, che c'era una persona di famiglia che aveva un problema, e insomma le porte vengono prese a calci, succedono, sì, perché le persone pensano che quello di là si stia divertendo, invece quel poraggio ha 4-5 pazienti. La metto a conoscenza di un fatto successo sabato a Mazara del Vallo, e non è un caso che possa succedere una volta, può succedere quotidianamente perché siamo 50.000 abitanti. Sabato sono successi 4 incidenti, qualcuno grave, con una ragazzina è andata a finire al Palermo con una tibia fratturata. Nel polo ambulatorio, c'era un medico
di turno. Questa è la politica. Questa è la politica. Il nostro sindaco camminava col direttore dell'ASP, dove ci garantiva che tutto andava bene, che tutto procedeva a meraviglia, che avevamo un'area d'emergenza di una capitale. Io lo ripeto, c'è solo una capitale in Italia, quella capitale è Roma. Noi siamo una città. Stop. E in qualunque caso io tengo a precisare che al di là delle considerazioni che ognuno di noi possiamo fare, c'è un dato di fatto che è certezza. La politica regola la vita di una città e coloro che svolgono la politica hanno la responsabilità di governare le sorti di quella città. Quindi chi lo fa, chi lo ha fatto, si deve assumere le sue responsabilità. È facile ed è bello fare 4 anni e 10 mesi di io solo faccio quello che voglio, decido quello che voglio e poi in 2 mesi tiro fuori la testa fuori da quella stanza. La politica è mettersi a servizio della gente, ascoltare la gente, girare per le strade della città, vedere cosa c'è che va e che non va e porre il rimedio. Questo è la politica. La politica non è soltanto fatta di belle parole, di salotto, dove io invito Tizio e invito Caio. Non è questo. Questo è il primo atto. Poi c'è invece il contenuto. E io fino a questo momento, purtroppo, oppure Mazzarese, uno dei tanti atti. Non ho visto. Sì, però i contenuti. No, dico, è uno dei tanti atti. Sì, nel senso che va bene se puoi fare cose concrete. D'accordo, però quando noi parliamo con la gente in mezzo alla strada, la gente fa sempre le stesse considerazioni. Sì, ma cosa c'è stato? Sì, ma dove si è andati? Sì, ma cosa si è fatto? Sì, ma e no, così non va bene. Cos'è che allora... non si è fatto allora, parlando di cose concrete? Io sono sempre una persona che ha dato a Cesare quel che è di Cesare. Fuori di ogni dubbio che il nostro sindaco, per quanto riguarda il centro storico, ha fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci e ci è riuscito. Bene, per quanto mi l'ultima riguarda. L'ultima è stata la... E quindi io riconosco... Euro. Ma io non ne faccio una questione di spesa, perché se il sindaco può spendere questi soldi, è suo arbitrio, se lo vuol fare lo può fare. Però ci sono le case popolari che hanno dei problemi. Non condivido il fatto di fare Corso Umberto di rosso, di blu, di giallo, di nero, perché secondo me è una macchinazione, è un progetto machiavellico, nel senso, facendo questa strada di rosso a questa data, adesso si viene a verificare un fenomeno, cioè, questa è la mia convinzione, la mia opinione. Il sindaco se l'è studiata bene col suo entourage questa cosa, perché adesso le persone cosa faranno? Staranno da qua fino al 25 di maggio a parlare di Corso Umberto, che ci sarà il 50% dell'opinione che dirà guarda che bella strada che è stata fatta a Mazzara, l'ha fatta il sindaco, l'altro 50% che non sarà molto d'accordo con questa scelta, che dirà forse non era il caso di non farla, però alla fine tutti convergeranno sul fatto che il 100% dell'opinione ha parlato solo del sindaco. Sì, però e non anche si parla degli altri candidati. Io invece invito tutti i cittadini a leggere per bene i programmi. Cioè il tipo parlate di no, me perché ne parliate, anche esatto, parlandone male. Parlatene bene, parlatene male perché ne parliate. Io sono dell'avviso invece che i contenuti sono le cose che si trasmettono alle persone e che poi devono essere messe in atto. In passato chi ha promesso ha fatto tutto quello che ha promesso? Se voi siete soddisfatti di quello che è stato fatto e dell'atteggiamento che si è tenuto nel corso degli ultimi 5 anni, votate per chi ritenete più opportuno. Se invece avete qualche dubbio sulla metodologia e anche sul, mi permetto di dire, metodo di trattare con i propri concittadini, beh, allora forse dovreste andare a leggere i programmi anche degli altri candidati sindaci, compreso quello di Vito Torrente, dove forse troverete più completezza. Questo soltanto dico, perché ognuno poi di noi si fa la sua però al di là dei programmi, che in genere sono tutti più o meno belli, in questo periodo sono tutti belli, più o meno significativi, al di là dei programmi bisogna vedere il valore dei soggetti. Esatto. Perché se i soggetti sono credibili, se i soggetti hanno dimostrato di essere credibili nella loro vita, nel loro lavoro, in tutti i giorni, quello che fanno, a me pare che tutti i candidati sindaci sono credibili. No, dico, ha già un senso. E vedo che, diciamo, al di là del fatto che, per esempio, dice, parliamo sempre di Cristaldi, ma è il sindaco, e quindi ne dobbiamo parlare per forza. E dico che Cristaldi, insomma, gli si dice che ha fatto di meno di quello che aveva promesso, ma che comunque. Ma lo dico io. No, lo dicono, perché qua tutti l'avete detto, chiunque è venuto. E quindi vuol dire che forse. Voce di popolo c'è Dio, qualcuno dice, però voglio dire, al di là di questo fatto, non c'è bisogno che lo dica né io, che come giornalista devo essere obiettiva, né voi che per quanto di parte certo, cercate comunque di attenervi ai fatti, lo dicono appunto proprio le realtà, perché basta che uno va lì e sia,
Però mi sembra di capire che il problema principale del sindaco Cristaldi, lo ripeto perché l'ho già detto in altre occasioni, sia il problema della personalità, del carattere, perché io credo che se lui, al di là di quello che ha fatto e che non ha fatto perché potrebbe darsi che non abbia potuto, non perché non abbia voluto, e fosse stato più disponibile con i consiglieri comunali che lamentano il fatto che lui non andava mai al consiglio comunale, che li ha un po' snobbati, che non ha fatto le cose che loro chiedevano, e i cittadini magari che trovavano la porta chiusa, io ripeto tutto quello che ho sentito, non sono... Ma andando nello stretto, dico, quando c'è stata la situazione dell'ospedale... Mi piacerebbe che Cristaldi, al di là di questo... Insomma, come si dice, come tutti noi quando ci rivolge una critica, ne facciamo tesoro in modo tale che cerchiamo di modificare. Io ti dico soltanto una cosa che coinvolge Benedetto in prima persona, perché allora Benedetto in tempi non sospetti con due anni e mezzo fa, quindi Benedetto Apollo insieme a un altro gruppo è stato promotore di un corteo a sostegno dell'ospedale di Mazara. Sì. Io faccio questa considerazione perché secondo me è corretta. Esistono due figure dell'onorevole Nicola Cristaldi: l'uomo Nicola Cristaldi, il sindaco Nicola Cristaldi. Quindi il politico. Il sindaco. Allora, l'uomo Nicola Cristaldi è libero di fare le sue scelte come meglio ritiene opportuno. Il sindaco Nicola Cristaldi no. Deve sempre e comunque stare dalla parte della sua popolazione. Non può prescindere da questa considerazione. Quindi se c'è un corteo che va a difesa del chiudersi, se così vogliamo dire, del rinnovarsi eccetera eccetera, senza dare però garanzie alla popolazione su quello che sta succedendo, io credo che il sindaco deve essere in prima fila con la fascia tricolore a chiedere spiegazioni ed eventualmente a dare conforto alla città. Credo quand'anche la facesse, dico, al di là che sia il minimo questo, no, cioè poi ha detto due anni e mezzo fa, ma quand'anche l'avesse fatta con la bandiera di un partito, no, non c'era, ma io dico personalmente, penso, ritengo che anche se l'avessi fatta con la, io siccome sono il sindaco e sono al di sopra dei partiti, vengo comunque, perché non vengo per quel partito e si capisce, una premessa. Per quella difesa che giusto, in questo momento lo sta facendo quel partito, ed è giusto fare una premessa, se lo facesse un'altra che quando abbiamo organizzato la manifestazione sette persone volevamo, a oggi ognuno nelle nostre, chi con Pino Bianco, chi con Torrente, con Leo Falco, quindi per ciò che vero non c'era un colore politico, sì. Siamo andati ad invitare il sindaco, noi siamo andati al comune, abbiamo chiesto un incontro, abbiamo aspettato, gli spiegavamo che non eravamo contro la chiusura dell'ospedale, perché per noi la momentanea, dice, non eravamo contro la momentanea, noi la nostra preoccupazione è che è vera, nessuno può notare, ci sono quello che noi ci preoccupavamo era quello che sta succedendo. Quest'area d'emergenza sarà in grado di sostenere 50.000 abitanti, sarà in grado di salvare le vite umane. E a oggi. E il sindaco cosa ha detto quando si è andato? Ha detto il sindaco che lui. Garantito. Lui non partecipava per questioni, perché non ha partecipato mai dei cortei, però lui potete stare tranquillo perché io garantisco sulla salute pubblica. Perché non ha mai partecipato ai cortei, neanche quando era giovane con il Movimento Sociale. Ti sto dicendo che ha detto che garantiva. Siccome come primo cittadino responsabile della salute, lui aveva contatti diretti e garantiva sulla salute pubblica dei cittadini, quindi avevamo una sicurezza sulla sua parola. Io dico sempre una cosa, fortunatamente oggi non c'è stata nessuna vittima e spero che non ce ne siano, ma dico, l'ho detto pure al dottore De Nicola, se un giorno a Mazara ci sarà una vittima per questione di negligenza, la dovete avere sulla coscienza. No, no, io volevo uscire un po' da questo discorso. Mi sembra anche vera, però. Io dico soltanto una cosa per concludere il discorso ospedale sanitario. Mi sembra vera perché voglio dire, un amministratore sanitario di quel genere guadagna un sacco di soldi. Tra l'altro chiedono continuamente ai medici risparmio, non fanno scrivere i farmaci che sono farmaci salvavita. Ve lo dico perché sono sposato un medico, io non nascondo niente, quindi conosco benissimo come sono i fatti. Ed è gravissimo che chiedono il risparmio per poi mettersi in tasca quello stesso risparmio. Oh, non dobbiamo scherzare sulla vita dei cittadini. Il risparmio, se deve andare per fare un'altra cosa. Noi dobbiamo considerare e rivedere quali sono i farmaci salvavita, quali sono le patologie croniche che anche questa nuova società sta portando, e
tutelare i cittadini, perché al medico, ve lo dico con molta chiarezza, lo vivo tutti i giorni, non è che gli interessa scrivere A, B, C o D, parlo dei farmaci, al medico gli interessa dargli il farmaco al paziente perché il paziente ne ha bisogno. Non è il gioco del paziente, si prende 100 farmaci, si rimette nel cassetto, forse 50 anni fa magari succedeva pure questo, ma oggi nessuno, perché comunque qualcosa si paga, i soldi sono veramente pochi anche per quelli che devono pagare il ticket, che non fanno questi giochetti, e comunque il medico oramai è augulato, attentissimo a queste cose, quindi dal farmaco se veramente serve, e allora dobbiamo smettere di prendere di mira i medici, perché questo fatto qua è gravissimo, perché prendendo di mira i medici prendiamo di mira i pazienti, prendiamo di mira i nostri cittadini, e il medico non deve fare altro che fare la difesa. Voi lo sapete che se un farmaco viene prescritto più volte lo paga il medico alla fine? No, io poco fa volevo chiudere il discorso ospedale-sanità, perché uno ci si rende conto di avere delle difficoltà quando è coinvolto direttamente, quando c'è un familiare o un amico che magari di notte, a me è capitato con qualcuno della mia famiglia, si viene sballottati tra Mazara, Castelvetrano, Marsala, perché quello è il percorso, poi si va verso Salemi, Trapani, dipende dalle situazioni, e credo che sia un disagio enorme anche per le degenze, visto che poi i familiari sono costretti a spostarsi, c'è chi non può farlo economicamente per andare a trovare un proprio familiare, quindi questa era la parentesi, quindi bisogna attivarsi il sindaco, anche se non sono competenze dirette del sindaco, perché so che dipende dalla regione e anche dallo Stato, per delle leggi che ci sono state a proposito dei reparti che hanno dei limiti ben precisi, però il sindaco deve garantire questo diritto di tutti i cittadini mazzaresi. Poi volevo continuare, si parla di tutto e di altro, però sono alla fine i cittadini che decidono, poi il 25 maggio, la gente non è stupida, la gente si sente però rattorniata da tante discussioni, secondo me la gente poi... Come fate ad attrarre il consenso di quelli che non vogliono andare a votare? Perché io temo che... E questo mi stavo riferendo proprio a questo, è quello che io vivo. Molte liste bianche, molte liste volutamente magari sbagliate. Io mi ritrovo ad incontrare delle persone casualmente, volutamente... No, anche noi, no, è una cosa per me quotidiana, anche perché, io lo dico assolutamente con tutta la mia sincerità, io ero uno di questi, cioè io sono sceso in campo perché io ero uno di questi fino a qualche settimana dietro, perché bisogna attivarsi, la scelta bisogna farla, bisogna votare, però la gente ormai è veramente stanca di sentire solo chiacchiere, solo discussioni, e quindi bisogna essere ormai più pratici, ecco perché il discorso del nostro candidato Vito Torrente, perché lui è molto pratico. E me li dite i punti di Vito Torrente? No, ma già io non voglio parlare dei punti a sé, a me no, interessa. No, quelli che magari ritenete il mio obiettivo principale, e mi ha fatto scegliere questa candidatura del sindaco Vito Torrente. Noi quando ci siamo visti la prima volta, e poi ho saputo che non l'ha fatto con me, l'ha fatto con tutte, ed è bellissima questa cosa, cosa vuoi proporre? Che idee c'hai? Se, penso che sia alla base, lui ha le sue idee, lui ha il suo entourage, ha dei programmi, però il discorso di coinvolgere attivamente 150 persone non è una cosa che fanno tutti, cioè 150 non è una cosa persone, facile. Non è una cosa facile, perché lui intanto ascolta punti e mi riallaccia il discorso punti di punti che sono stati inseriti. Ognuno di noi ha dei progetti, io dei miei progetti non sono personali, ma sono progetti per la cittadinanza, con amici, ascoltando un amico, dottoressa. No, lui è un politico. Non un politico nel senso offensivo, perché no, adesso bisogna stare pure attenti. Sì, perché c'è la politica buona, la vecchia politica, la gente, quella che ha fatto allontanare i ragazzi e tutta la gente. Facciamo solo una battuta, mi è venuto in mente, tanto con voi si sta benissimo, perché insomma vedo che insomma siete molto capaci. Dico, mi è venuta in mente una battuta che ha fatto il romano comico Brignano, quando ha detto onorevoli cari, onorevoli, cioè, ma onorevole a chi? Dice, io non sono onorevole, sono proprio un delinquente. Sì, un po' come una battuta, che ci vuole... qualcuno già, ma sei politico, io, non è no, che voglio... io già rispondo, politico tu e chi non te lo dice pure, dipende già com'è il discorso. Allora, io è stata una parola quasi offensiva. Sì, perché c'era ci voglio dire politico tante nel senso animale, il politico invece è quello che deve gestire e fare i diritti di tutti i cittadini in egual misura, senza la prevalenza di uno dell'altro, no? Infatti, lanciandomi a quello, no, di questo volevo sottolineare, noi consiglieri candidati al consiglio comunale, poi gli assessori designati, il candidato
candidato sindaco. Siamo tutti, dobbiamo essere tutti al servizio del cittadino. Io quando sento i favori, l'acqua, la buca, non sono favori, il diritto del cittadino è sacrosanto. Se qualcuno mi viene a dire una cosa, non gli sto facendo un favore. Ma poi sto facendo i propri interessi. Ci sono ancora le buche, no, ancora però, di acqua. Patrizia, questa è la quotidianità, la gente ancora c'ha il prosciutto sugli occhi e magari certe cose, perché sono alcuni politici che, quelli che hanno dato la cattiva luce, la cattiva immagine. Voluto mantenere le persone nel bisogno. E la gente ha bisogno in questo momento, quindi non bisogna sfruttare chi ha bisogno in questo momento. È proprio in questo momento che bisogna essere leali. La normalità nell'atteggiamento e nel comportamento di Vito Torrente ha fatto sì che anche qualcuno che ha qualche primavera in più rispetto a loro, che sono decisamente più giovani di me, non ti allarmare, siamo lì. Provendessero ad affiancarlo, perché proprio questa comunicazione di andata e ritorno, cioè tu cosa proponi, io propongo questo, e perché non ne parliamo, e perché non ci sediamo, e perché non cerchiamo di capire se è meglio così o è meglio colà, ma così aiutiamo tutti o soltanto una parte della città. Ma da quando in qua si è sentito una persona che è candidato sindaco che si mette a discutere con 150 consiglieri e ascolta dovrebbe essere. In merito al discorso di cui parlavi tu poc'anzi, quando dicevi, quando parlate con quelli che non vanno a votare, come li convincete? Ma è di una semplicità unica. Io mi sono trovato a parlare con persone che da 13 anni che non vanno a votare, 13 anni, e non ne volevano sapere più niente. Ho preso il programma che ho avuto io e l'ho posato sul tavolo. Perdici 10 minuti di tempo, leggi, documentati, informati, sappi cosa vogliamo fare. Non stare a sentire quello che ti dice il signore della porta accanto o il barista o il barbiere. Vai a sincerarti tu personalmente di chi vuole fare le cose e come le vuole fare. Questo è un programma che è semplicissimo e Vito Torrente non può come minimo andare al ballottaggio. Se, non quanti, può perché quanti voti vi aspettate voi? No, non ballottaggio, allora ascolta, a ballottaggio noi ci andiamo sicuro. Sì. Quindi, non ho detto questo, ho detto quanti voti, perché c'è chi in questi giorni si fa il conteggio tramite le liste, no? Allora quindi dice anche nelle ipotesi più brutte, per esempio che ogni candidato prenda soltanto 50 voti, fai 30, 60, 90, 70, 150, fai 150 per 50 e già c'è un risultato. No, io invece più faccio un'altra considerazione, secondo me, giusto? Siccome il 30 di aprile alcuni venditori di fumo sono venuti meno con la loro credibilità, perché chi aveva tanto, chi aveva tanto, chi aveva tante liste, chi ne aveva molte di più e molte di meno, e poi alla fine si è svuotato tutto, il cartone è rimasto vuoto, alla fine queste persone non solo hanno ceduto in credibilità, ma hanno ceduto pure in consensi. Perché è una logica più che credibilità hanno ceduto in consensi, perché la credibilità, voglio dire, poveracci, loro speravano di fare queste liste. Poi non sono da un punto di vista morale, chi si è comportato in questo modo non ha avuto correttezza nei riguardi della città. Ma l'ha detto come dato di fatto? Perdonami. Se no, voglio capire. L'ha detto, la domanda la faccio precisa, così poi si può meglio precisa. L'ha detto come un dato, così c'è, sicuro, certo, come dovremmo avere, perché per esempio qui da me molti hanno detto dovremmo avere, ma ancora non sappiamo, per esempio tre liste, e poi magari hanno detto tre liste. Io sono obiettivo, nelle cose bisogna essere obiettivi, se una cosa è bianca, se una cosa è nera, è inutile che ci stiamo girando intorno. Se io vado in televisione, se io vado nei manifesti e tutti i manifesti in televisione compaio con sei simboli, tre simboli, quattro simboli, cinque simboli, e poi il 30 mattina questi simboli non ci sono più, sono tre candidati sindaci che avevano diversi simboli e poi si sono ritrovati uno con due e uno con uno e con uno, posso anche dire chi sono, sì, però il così, punto non è questo, il punto è, andiamo genericamente, la gente lo sa, dico cortesemente, quando sei andato in televisione e hai fatto i manifesti, non lo sapevi se queste persone poi c'erano o non c'erano? Per sapere se queste persone erano candidabili e ti chiedevano la luna, ragion per cui poi tu hai ritenuto opportuno estrometterli, perché hai aspettato l'ultimo minuto per presentare le liste? La verità era che si voleva presentare alla città tutto in pompa magna, guarda cosa sono capace di fare io, e invece poi non c'era niente dentro. E lo stesso vale per quanto riguarda altre considerazioni che si possono fare. Se mi permette la battuta giusta, lo sai qual è invece?
Questo fa capire che questo progetto di, che dici tu, non so, di tutti quelli che si sono trovati in questa condizione, un progetto studiato ma da tempo, ma è un progetto improvvisato, partiamo e ci vediamo quello che rompiamo. Esatto, e questo è il discorso magari che tu parli, questo è un progetto che è venuto negli ultimi mesi, partiamoci e combattiamo. Esatto. Vabbè, comunque trovare candidati non è nemmeno semplice quando sono candidati quasi tutti. Allora perché metti tutti questi simboli? No, non lo so, non torniamo sempre su questo, perché a me non è capitato. Il problema è che tu regali un'immagine di te che non è. Invece tu, man mano che vai costruendo, Vito Torrente iniziato, Vito Torrente è iniziato con 4 simboli. Sì. Poi è venuto fuori il quinto simbolo. Ho capito. E quando il quinto simbolo è venuto fuori, i 30 nomi erano già posati sul tavolo. Non si è improvvisato nulla. Ho compreso. Perché qui c'è un problema. Siamo stati anche i primi a consegnare però le liste. Eravamo 4 come coalizione. Poi è arrivata la quinta lista, ma è arrivata con i 30 nomi. Sì, cioè già era un lavoro comune. Però io vorrei capire, ma io come persona sono credibile? Perché sono credibile io o perché ho 4 liste, 5 liste, 10 liste, 20 liste? No, le liste danno pure credibilità. E liste, scusate, se voi guardate, non è il numero, io ho sono d'accordo con la signora. Non è il numero delle liste, o dei candidati, è la qualità dei candidati. Questo perché possiamo essere dei candidati che culturalmente, politicamente abbiamo dei limiti. Io me ne rendo conto. Però ci sono e ci siamo delle persone che realmente negli anni, chi nella nostra attività, chi nel nostro piccolo, ha fatto qualche cosa, ha voluto fare qualche cosa per Mazara. Chi è innamorato di spettacolo, vedo Gianfranco, chi già l'altro Gianfranco fa calcio. A me mi piace tanto essere dalla parte della gente, ma non perché non sono contro la politica, no, perché secondo me dobbiamo iniziare, abbiamo il ruolo più importante. A lei piace il sociale. Sì, però il sociale mi piace legarlo con la politica, perché la gente deve essere parte attiva. Deve essere parte attiva. La gente non può delegare un consigliere comunale e lasciarlo per 5 anni lì. La gente deve andare a chiedere al consigliere sempre di continuo, come il consigliere comunale andava a cercare consensi. La gente poi deve andare a chiedere. Però lo le sapete risposte. Che la legge elettorale così come è fatta al consiglio dà poco valore e andrebbe rivista. Però signora, guarda, da poco. Io sono convinto di una cosa, che da poco, però se il consigliere comunale vuole, nelle sue facoltà, nei limiti di legge, può fare, senza dubbio questo, fare delle interrogazioni, fare delle proposte e poi dire alla gente perché non si è potuto fare o perché si è fatto. Esatto. Non è tanto, perché io posso dire, io ho proposto di fare quella strada X, la giunta comunale l'ha presa in considerazione perché era più bello fare un ponte. Io dico facciamo delle diozie, facciamo degli esempi e spiegare alla gente perché c'è tutto. Molto più grave se lo facesse perché la punisco per la strada da quell'altra parte, o perché ci guadagno qualcosa, infatti, o perché c'è dobbiamo quelli che rientrare guadagno. In quell'ottica dove quell'opportunità deve essere globale, deve essere di tutti. Perché ci possono essere delle strade, ritorniamo al discorso delle strade, delle buche, ci possono essere delle strade veramente che sono piene di buche. Però se bisogna fare un'altra strada che per Mazara è importante, anche se in condizioni buone, prima va fatta quella strada. Vabbè. Chiudendo stretto stretto sul discorso Vito Torrente sindaco, io dico una cosa sola, tutti dobbiamo fare una campagna elettorale leale, però non c'è nessun sindaco che è capace di fare l'amministratore in questa città, e l'amministratore oggi è Vito Torrente. Bene, allora dopo l'appello a Vito Torrente vorrei che faceste un appello a voi stessi. Perché votare per Benedetto Apollo? Allora, io chiedo il voto, e l'ho chiesto in questa campagna elettorale in maniera semplice, io chiedo il voto perché voglio portare quello che ho fatto nelle strade all'interno del Consiglio Comunale, voglio avvicinare di nuovo i cittadini al Consiglio Comunale e poi fare delle proposte semplici, una mi sta a cuore, un trasporto pubblico per la città. Noi abbiamo le distanze fra i quartieri e perché la città. Non ce l'avete il trasporto pubblico? Non esiste il trasporto pubblico, perché se questo lo chiamate trasporto pubblico... C'è il trenino. No. Io faccio l'esempio, tutti potete dire a cosa serve. Io dico, ho detto a Vito Torrente nel suo programma, una fermata di trasporto pubblico di autobus deve essere al cimitero, perché le persone devono uscire di casa
soli per andare a trovare i suoi cari e non obbligati con figli, nipoti, cugini. Un'altra fermata deve essere all'ASL, un'altra fermata all'area d'emergenza. Sono tre punti fondamentali della città dove la gente esce. E poi un'altra fermata è anche al comune. Alcune certo. Ci può arrivare, comunque dove i cittadini hanno bisogno dove i cittadini hanno bisogno di andare a fare le cose per questo. Va bene, invece Gianfranco. Io sorrido perché mi sono. Cioè, adesso mi è venuta in mente una cosa, giuro non è stata voluta. Mi sono ritrovato la parola libero dappertutto. Nel senso che lo slogan del nostro candidato singolo è forti perché liberi. Sono stato inserito nella lista considerata dai giovani perché li rappresento con orgoglio, libera intesa. Nel mio facsimile elettorale ho scritto libero al servizio dei cittadini, ma sono delle coincidenze, quindi per me è un discorso può sembrare apparentemente banale, però alla fine, come ho detto prima, la gente deve avere un riferimento, ma non sulla persona Gianfranco Campisi, deve avere un riferimento all'interno del palazzo comunale per qualsiasi esigenza, e a quel punto non sarà un favore, è un diritto dei cittadini. Quindi io tengo a sottolineare questa cosa per cambiare la mentalità retrograda che c'è stata in questi anni, la gente che è tenuta quasi a bacchetta, tu fai questo, io ti do questo. No, basta, sono diritti dei cittadini e bisogna salvaguardarli. Noi dobbiamo portare avanti questi diritti, quindi se la gente ritiene opportuno avere delle persone valide all'interno del Consiglio Comunale, deve fare la gente questa scelta. Non dirò mai votate per Gianfranco Campisi, è la gente che deve scegliere, anche perché Patrizia, dentro l'urna la gente è sola ed è bellissimo. Io stamattina prima di arrivare qua ho parlato con un ragazzo e mi diceva: Gianfranco, mi stanno chiedendo tutto il voto. Io parlavo di tutto, tranne poi alla fine si parla dell'amministrazione comunale perché ormai le elezioni sono imminenti, e alla fine mi diceva: tu non mi stai chiedendo niente, io non ti chiedo niente perché tu sei libero di ecco, ritorno alla parola libero, di fare quello che senti, non quello che vuoi, quello che senti di fare, e lo sai soltanto tu. Io non ti vado a controllare il voto, dove voti, che se non mi interessa niente. Se tu ritieni opportuno di dare la tua preferenza a una persona che merita, è una tua scelta e ti assumi le responsabilità. Non ti lamentare dopo il 25, giusto, perché hai fatto quella scelta. Giusto. Io intanto vi ricordo che se volete votare per esempio Gianfranco Campisi dovete scriverlo il nome. E state attenti, perché se votate solo il simbolo non va nessuno. Assolutamente, possiamo anche fare un riepilogo sul modo di voto. Per il sindaco dovete barrare sul nome del sindaco, per il consigliere comunale dovete scrivere il nome e il cognome del consigliere comunale che volete votare sotto il simbolo chiaramente della lista che lo rappresenta. Barrare anche la lista. E se volete barrare anche la lista lo potete barrare, però è importante che scriviate il nome, altrimenti è un voto che va perso. E invece Gianfranco Voltaggio, perché votare? Votare a Gianfranco Voltaggio. Gianfranco Voltaggio prima di tutto ha sposato il progetto Vito Torrente con tutti i suoi punti. Tanto ci ha creduto che io ho detto a Vito: guarda, che se reputi opportuno, se lo ritieni, se ritieni che io possa essere d'aiuto alla causa, sono disposto anche a candidare. Lui, molto volentieri e contento, mi ha detto con piacere. Da quel momento chiaramente io mi spendo principalmente per il progetto, perché penso che il progetto sia vincente per la città, non per Gianfranco Voltaggio. Quindi io che sono un cittadino posso anche non farcela con i consensi, però se ce la fa Vito Torrente sono sicuro che il progetto andrà avanti, e già per me questa è una grande vittoria. Poi debbono essere le persone che mi conoscono e anche quelli che non mi conoscono a ritenere opportuno se io abbia le capacità per poter eventualmente occupare uno dei banchi dell'aula consiliare, sia con umiltà e con modestia, ma anche con capacità, perché vedete che negli ultimi anni, quando sulle televisioni locali si è guardato qualche consiglio comunale, non mi sembra oggi che sempre le cose siano state, diciamo, idilliache e veramente incoraggianti. Io credo che la nostra città abbia bisogno anche di essere pungolata sotto questo aspetto, cioè uno sprono a portare delle persone che abbiano delle capacità, che non sono capacità universitarie, ma sono capacità di intendere e di volere, cioè sapere leggere e sapere interpretare le carte nella maniera dovuta, saper proporre e conoscere i regolamenti comunali, che sono delle cose basilari, perché se poi dobbiamo andare avanti con ma so curissi e so cufici, mi sembra un po' che cadiamo nel qualunquismo e la città ritorna nuovamente in quell'oblio che c'è stato da un bel po' di tempo a questa parte. Quindi se ritenete opportuno, innanzitutto votate Vito Torrente. Poi, se ritenete opportuno che Gianfranco Voltaggio sia spendibile per la causa della città, io
sarò ben lieto di rappresentarvi. Bene, allora noi ringraziamo i nostri ospiti che sono Gianfranco Campisi, Benedetto Apollo e Gianfranco Voltaggio, che naturalmente sono candidati nella lista Libera Intesa che sostiene il candidato a sindaco Vito Torrente. A voi tutti grazie per l'ascolto, buonasera. Buonasera.